Secondo voi perché i SUV e i crossover piacciono così tanto? Perché sono più aggressivi o perché danno idea di maggiore sicurezza? Ce lo spiega Eleonora. SUV e crossover. C'è chi li ama e chi li odia. Sta di fatto che ne hanno venduto milioni. E la domanda resterà alta anche nei prossimi anni. Chi credeva che fossero una moda passeggera farebbe bene a ricredersi. Perché piacciono tanto? Non è facile rispondere. È come se vi chiedessi se preferite il mare o la montagna. È una questione di gusti. Molti acquistano SUV perché danno un senso di robustezza, li fanno sentire al sicuro, dentro c'è spazio. Per altri invece è soltanto una questione di status symbol. E allora ho chiesto la collaborazione di un esperto in design perché, come dicono i sondaggi, l'estetica è la terza motivazione nell'acquisto di un'auto dopo il prezzo e la sicurezza. Avrei potuto parlare direttamente con il responsabile del design esterno della Tucson, l'italiano Nicola Danza, ma ho voluto sentire un parere terzo per discutere in maniera più indipendente dei motivi per cui i SUV piacciono. Umberto Palermo, faccio il designer di mestiere, lo faccio con grande passione. Arrivo da un'azienda nobile torinese che si chiama Idea Institute, poi ho scelto di mettermi in proprio con un obiettivo molto preciso: portare avanti la tradizione della carrozzeria torinese, dal foglio bianco alla messa in strada di prototipi. Disegnare un'auto non è soltanto una questione di linee e di volumi, significa anche capire i gusti delle persone, intercettare le mode del momento e trasformarle in prodotto. Facciamo due esempi nell'ambito dell'industrial design. Un prodotto utilitaristico come può essere una lavatrice, un elettrodomestico, o un prodotto del piacere come può essere un hi-fi. Abbiamo proporzioni diverse, altezza, larghezza. Ebbene, se noi volessimo contrapporre nel mondo dell'automobile il mondo coupé e il mondo utilitaristico dell'auto che deve contenere, ebbene il frutto di questi due oggetti creano il SUV. Raccontiamo, e mi piacerebbe raccontare il SUV facendo un'analogia con i grattacieli. I grattacieli di Milano oggi vengono considerati tra i più belli al mondo, non a caso c'è il bosco verticale che è l'antitesi di quello che era il grattacielo fino a ieri. Dal parallelepipedo statico e verticale abbiamo dei parallelepipedi orizzontali con dei terrazzi verdi. Ebbene, oggi abbiamo la necessità di calzare anche nel SUV contenuti di dinamicità e di proporzioni innovative. La Tucson riesce a dare un'idea di dinamismo anche da ferma, non solo grazie alle linee, ma anche attraverso l'utilizzo di materiali e colori diversi. Vi faccio un esempio: i cerchi, che sono bitono, oppure le plastiche verniciate o non verniciate, e anche all'interno dei gruppi ottici ci sono elementi bruniti, elementi opachi o lucidi. Ma non è solo una questione di dettagli. Tutta la carrozzeria infatti è impostata per non avere mai zone troppo imponenti. C'è sempre qualche elemento che dà continuità e movimento, come nel frontale, dove le luci si sviluppano su tre livelli inclinati che si collegano visivamente con il centro del veicolo. I loghi sono sempre più grandi e sempre più 3D, quasi aggettanti, proprio perché si ha la necessità di una grande identificazione del prodotto. Guardandola di fianco, quello che colpisce di più di questa Hyundai è che sembra molto più compatta di quello che è realmente. Le proporzioni del veicolo, sempre di più nella zona dei vetri, è sempre più compatta, in maniera da avere una luce quasi da casco, da motocicletta. La zona dell'ammirato scolpito è l'argomento ruota. Non sempre possiamo permetterci il lusso di avere delle ruote da 21 pollici, da 20 pollici. Ed ecco che intervengono i passaruota e l'alchimia di mettere delle plastiche che possano aumentare la volumetria della nostra ruota. Guardate infatti come questi archi che incorniciano le ruote e che sono più scuri della carrozzeria riescono a far sembrare più grandi i cerchi. E poi sulla fiancata gli angoli e le nervature che si alternano a rigonfiamenti e raccordi morbidi hanno l'effetto di abbassare visivamente la macchina,
oltre che darle molta tridimensionalità. La parte tecnica dell'automobile è in continuo cambiamento ed evoluzione, però ci sono dei particolari che preferirei accelerassero nell'evoluzione. Esempio, i gruppi ottici posteriori. Siamo costretti ad avere oggetti aggettanti dal momento in cui ancora è rallentato lo sviluppo dei film luminosi, e per non occupare spazio all'interno del bagagliaio siamo costretti ad impacchettare tutta la parte tecnica in maniera esterna. All'interno di un SUV c'è molto spazio, quindi ogni decisione in termini di linee, di volume, di ergonomia è molto importante. La praticità quindi ha dettato le linee guida nell'impostazione dell'abitacolo, che pur essendo molto razionale, mostra delle soluzioni le cui esigenze estetiche coesistono con la funzionalità, come nel caso della forma dello schermo centrale, rettangolare ma ben integrata nella plancia. L'ergonomia inoltre si vede anche dai colori. C'è una differenziazione cromatica tra la strumentazione e i comandi secondari. Per la parte alta della plancia l'illuminazione è bianca e per quella bassa è blu. La prima cosa che mi viene all'occhio è l'ordine, come entrare in una casa estremamente ordinata. È l'esempio del finestrino, un finestrino che si abbassa sino alla soglia del raschiavetro e quindi non si ferma ad una spanna. Quindi è vero, poche spanne, in questo caso una spanna e mezza rispetto a 5-6 delle lamiere per quanto riguarda il vetro, ma la possibilità di avere una vetrata completamente discendente. Il disegnare un prodotto tipo l'automobile è andare a carpire quelle che sono le tendenze, che non sono soltanto quelle automobilistiche. Chi compra l'automobile? La stessa persona che compra un divano, un abito, una cucina, un orologio, è sempre la stessa persona. È il compito dell'industrial designer individuare quelle che sono tendenze nei colori, nei materiali, nel modo di vivere, ma soprattutto abbiamo la necessità di un forte cambiamento, vogliamo essere più protetti, vogliamo dei prodotti che ci rassicurano. Quindi, come abbiamo visto, progettare un SUV è davvero una bella sfida per un designer, perché paradossalmente, avendo molti più vincoli legati alla spaziosità e agli ingombri, deve dare il meglio per creare una forma che funzioni e che piaccia sia a chi sceglie di testa, sia a chi sceglie di pancia. Se questa Tucson vi piace, scoprite come va e come è fatta cliccando sui video di Andrea e Giuliano, e nell'ultimo video risponderemo alle vostre domande.